Mi perdonerete, dovrete farlo, dovrete perdonarmi, ma io oggi ho deciso di fare le pagelle corte. Cosa sono le pagelle corte? Delle pagelle in cui vi mostro la schermata con la valutazione e per ogni tesserato una frase, massimo due se c'è proprio necessità. Perché credo che queste partite qui non meritino nemmeno troppo poi l'analisi, l'attenzione, perché di cosa dobbiamo parlare di Cagliari-Juventus 2-2? A maggior ragione all'interno di tutto quello che è gli ultimi 2 mesi e mezzo che abbiamo vissuto. Quindi ne parliamo, non è che le ignoriamo, non è che non le facciamo, però le facciamo corte, perché non ho voglia. Non ho voglia di spendere altre parole per questa prestazione. Ai limiti dell'horror, ai limiti dell'orrido. Ok? Ok. C'è un altro video, però, che vi consiglio di guardare prima, ed è il seguente, dove sono andato ad analizzare un po' di situazioni, tra cui la comunicazione della dirigenza della Juventus, perché francamente mi sono stancato di sentire Giuntoli che a parole conferma Allegri e parla di quanto è bella e meravigliosa questa stagione. Capisco le necessità, capisco le motivazioni, ve ne parlo nel video che trovate qui sopra nelle schede. Vi informo subito che dato che ci sarà la schermata con i voti, oggi il voto lo piglia anche Allegri, torna il voto ad Allegri, dato che mi avete detto che non posso non dare il voto ad Allegri, oggi Allegri si becca 4, non è possibile, assolutamente possibile, che Yıldız continui a fare la panchina in questa squadra qui, non è possibile che anche quando si prova per l'unica volta a mettere dentro Chiesa, Yıldız e Vlahović tutti insieme si debba rimanere ancorati al 4-4-2 storto, al 4-4-2 dritto, insomma alla volontà di però dopo c'è anche la possibilità di fare 4-3-3 con Chiesa da una parte e Yıldız dall'altra. Esiste anche questa possibilità qui. E se proviamo l'atteggiamento del secondo tempo per tutta la partita, c'è caso che si riescano anche a fare più punti. Non che sia stato un secondo tempo meraviglioso, perché la Juventus comunque di occasioni non è che ne abbia create chissà quante, tant'è che appunto trova i gol con una punizione, un gol su punizione con un fallo che c'era, non c'era, non lo so, e un autogol degli avversari. Però bisogna assolutamente cercare di a queste cose di partire, di ripartire e cercare anche di fare delle scelte di formazione con del senso. Capisco il turnover in vista Coppa Italia, però ragazzi, UEA è stato riesumato, Alcaraz non si ricordava nemmeno di giocare per la Juventus, e infatti poi si è visto. Szczęsny voto 5,5, sui rigori non fa niente, uno lo procura, sicuramente non la serata magica di Szczęsny, che è stato pure operato in settimana. Non ha fatto niente di straordinario questa volta, si è unito un po' alla banda delle insufficienze. Gatti voto 5, perché tutte le volte che ha giocato contro l'Uvumbu l'ho visto in difficoltà. C'è stata anche un'occasione nel secondo tempo dove di testa aveva sbagliato e per fortuna con il fisico riesce a rimettere a posto le cose. Apprezzabile perlomeno l'impegno che mette, è una delle cose che a Gatti non posso veramente far mancare. 4,5 a Bremer, al di là del rigore procurato l'ho visto soffrire contro Shomurodov spesso e volentieri, che non mi sembra assolutamente il prototipo del calciatore che può mettere in difficoltà Bremer, ma questo è stato, con tanto di ammonizione presa proprio sul giocatore che aveva preso lo spazio. Danilo è quello che ha fatto meno errori, secondo me, del trittico lì dietro della Juventus, però è ancora una prestazione, secondo me, ben distante dagli standard di sufficienza, soprattutto se sei il capitano, il simbolo della Juventus in un momento negativo. Voto 4 a UEA, perché UEA non è tagliato in questo momento per giocare al gioco del calcio, non so se è per motivazioni psicologiche, fisiche, perché non ha giocato, non lo so, non ne ho idea, ma oggi è così. Poi se si ritroverà se stesso e si dimostrerà un giocatore più bravo, migliore, più fresco, più pronto, più attento, non lo so. Oggi UEA non può giocare al gioco del calcio. Alcaraz voto 5, mi ricordo di lui principalmente perché ha preso quella gomitata da Gerry Mina, gli è uscito il sangue, si è messo il turbante e poi è corso via a fine primo tempo per farsi mettere degli altri punti. Questo è quello che mi ricordo della partita di Charlie Alcaraz, tanta roba. Locatelli voto 4,5, ha giocato più con quegli altri che con noi, forse si sarà reso conto che la Juventus era quella bianco e nera e che non giocava nel Cagliari. Tolto Locatelli, la Juventus è iniziata a girare un pochettino anche meglio. Rabiot 4,5, così come Locatelli, la nostra mediana
fatto veramente una gran bella partita. Rabiot nel primo tempo è stato veramente bravissimo in un paio di occasioni a dare il via ai contropiedi del Cagliari. Peccato che anche lui si era dimenticato di non giocare in Sardegna, ma di vivere in Piemonte. Su Rabiot ho puntato un po' il dito, ma da uno come lui pretendo qualcosa di più. Non posso chiederlo a quelli che non me lo possono dare, lo chiederò a quelli che me lo possono dare, e Rabiot è tra questi. E non sembra volerlo dare, questa è la sensazione che mi sta dando e mi fa molto arrabbiare questa roba. 5,5 a Cambiaso, non la sua migliore prestazione, e in un momento anche lui in cui alcune cose gli vengono meno rispetto a prima, ha tirato la carretta finché ha potuto, ma la stagione non è finita, ti prego Cambiaso, non mollare anche te. 5,5. 5,5 pure a Chiesa, che aveva fatto una giocata giusta su una palla proprio di Cambiaso, se ricordo bene, l'aveva messa dietro per Vlahovic, gol a porta vuota, ma quei millimetri del fuorigioco hanno detto di no. Chiesa un po' isolato, quando siamo passati ad avere Chiesa, Yildiz e Vlahovic tutti insieme, un pochino meglio, ma ancora non da sufficienza. Per fortuna c'è Dusan Vlahovic, che ha tirato quella punizione meravigliosa, poteva passare solo lì, calciata da un mancino, e ci mette sempre un sacco di spirito, di sacrificio e di abnegazione, tant'è che a un certo punto è andato pure a chiudere lui su un contropiede del Cagliari che stava partendo. Meno male che Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus, meno male che Dusan Vlahovic non è stato venduto quest'estate, meno male che Dusan Vlahovic è il 9 della Juve oggi. Yildiz voto 6,5, è entrato, la Juventus è iniziata a girare un po' di più, si è cercato di andare ad attaccare, le occasioni sono state tutte sporche, tutte improvvisate, però non si può fare a meno di giocare a calcio in questa Juventus senza Kenan Yildiz, e prima ce lo mettiamo nella testa e prima forse queste ultime partite finali qualcosina in più lo riusciamo anche a creare quando abbiamo noi il pallone, perché è un giocatore che fa la differenza in questa Juve. Grazie. McKennie, voto punto interrogativo, perché è entrato, ha fatto il terzino destro, poi è stato spostato a centrocampo, poi è stato spostato ala, ha giocato un po' in tutte le posizioni del mondo. McKennie praticamente ha giocato a subuteo, non è partito titolare, probabilmente per turnover, scelta legata alla Coppa Italia con la Lazio, sicuramente aveva bisogno di rifiatare, ma i maliziosi hanno pensato, non è che non gioca perché ha rifiutato il rinnovo di contratto, mi sembra un po' precoce e anche pericoloso per la Juventus fare questo tipo di ragionamenti proprio adesso, pensiamoci bene. Milik senza voto, perché veramente a un certo punto, dopo 3-4 minuti che era entrato, qualcuno mi ha detto ma Milik, e io ho detto cavolo è vero c'è Milik, me ne ero completamente scordato. Molto bene, tanta roba, è lì quando si fa autogol d'Ossena, me lo ricordo perché esulta l'autogol di d'Ossena e non tanto per altro. Ealing senza voto, ma se all'ultimo minuto mi sbaglia anche quel passaggio lungo linea, mi viene a dire amico mio fatti una convergenza ai piedi perché sono montati al contrario. E questi signori erano le pagelle corte, come potete vedere una, due frasi per ogni calciatore, perché quando ci sono così poche cose da dire è inutile star qui a riproporre concetti che ci siamo detti, ridetti. Spero che vi siano piaciute, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, un like al video e forza Juventus, ciao!